Salve a tutti, grazie Enzo Campi e grazie a Bologna in Lettere come sempre per questa opportunità. Dunque, Camminamenti, piccola collana di scrittura in movimento diretta da Marzia Carrozzo per Curumuni Edizioni. Perché Camminamenti intanto? Perché avevo in mente l'immagine dei camminamenti da giardino, di quei particolari passaggi in pietra che all'interno dell'architettura di un giardino permettono a chiunque voglia visitarlo di muoversi agevolmente fra piante e fiori diversi, rigorosamente vivi, mai recisi, capaci, proprio in virtù della loro diversità, di dar vita ad un corpo unico, pulsante, costantemente capace di germinare, costantemente capace di stupirci con nuovi colori. Questa capacità di germinare continuamente è per me peculiarità essenziale proprio della scrittura in movimento. Di una scrittura cioè in grado di mettersi costantemente in discussione, capace di rischiare continuamente i propri passi, di metterli in disequilibrio, proprio per provarsi in un camminamento. Di una scrittura che nel suo essere in movimento incarna perfettamente per me quella che è una peculiarità essenziale della parola della poesia. Una parola che sta nei libri solo per convenzione, ma che necessita della voce viva dei suoi poeti, che non può fare a meno della loro presenza, del loro calore. E poi poiesis, la parola della poesia, un farsi continuo, un accadere che consta tanto della voce viva del poeta quanto di un ascolto partecipe che quella sua parola voglia fare propria, introiettandola e permettendole così di germinare continuamente. Un ascolto che non sia quello di un pubblico passivo, ma di un assistente, nel senso più etimologico del termine, che vada a coadiuvare il poeta in quello che sarà l'accadere di un vero e proprio banchetto totemico che permetterà alla sua parola di farsi nutrimento, di farsi corpo. Tutto questo è per me, ovviamente, la parola della poesia, ma tutto questo è per me necessariamente anche la parola del teatro. Ragion per cui, intanto, questa piccola collana di scrittura in movimento non può essere definita semplicemente una collana di poesia, perché è una collana che raccoglie insieme sia lavori di poeti sia lavori di drammaturghi. Perché? Perché il teatro per me, esattamente come la poesia, conserva in sé quel germe attivo, quel germe vivo, quel germe utile. È una parola scomoda, la parola della poesia, è una parola scomoda, la parola del teatro. È quella parola capace di penetrarci, capace di disarmarci, capace di costringerci, spalle al muro, a guardare dritto negli occhi quelle che sono le passioni umane, che sa declinare attraverso archetipi che sono universali, e la cui conoscenza è non a caso da sempre appannaggio tanto di poeti quanto di drammaturghi. Quella parola scomoda che sa metterci in difficoltà ogni qualvolta ci obbliga ad ammettere i nostri limiti, le nostre viltà, le nostre paure, le nostre debolezze, la nostra fragilità tutta umana, senza poterci sottrarre. Quella parola che però al momento opportuno sa farsi utile, necessaria, salvifica. E sa ricordarci di quale e quanto coraggio siamo capaci, che sa spronarci a ritrovarlo. Quella parola che sa farsi cuneo, esatto, capace di rompere la diga, che sa farsi ferita bruciante e poi feritoio attraverso cui saprà riemergere la nostra luce. Quella parola scintilla che una volta dentro di noi saprà innescare ogni incendio possibile. Quella parola che dunque ci conosce talmente bene, ci ama talmente tanto, da venirci incontro, da muovere i suoi passi accanto ai nostri, da precederci, da mostrarci la strada in un camminamento possibile. Tutto questo i poeti l'hanno sempre fatto, si sono sempre fatti carico delle istanze della propria comunità. Ne hanno custodito la memoria, ne hanno cantato le storie, lo hanno fatto i rapsodi, lo hanno fatto i trovatori, lo hanno fatto, lo vedremo anche nel bellissimo saggio di Nabil Salamè nel nostro primo numero, i poeti del mondo arabo. A dimostrazione del fatto che in ogni epoca e ad ogni latitudine la figura del poeta sia sempre stata quella figura centrale, quel fulcro fondamentale attorno al quale una comunità si è sempre raccolta, ha saputo farsi calore, si è riconosciuta, si è sentita viva, si è sentita esistere proprio per il suo essere in un camminamento comune. Questa stessa responsabilità, da direttrice di collana, io chiedo ai miei autori. Ho chiesto loro di regalarmi una parola utile. Questa è una collana molto diversa dalle altre anche per questo, intanto perché di belle collane e autorevoli ce ne sono, ma proprio perché volevo che passasse l'idea di una poesia utile. I poeti che hanno accolto il mio invito sono uomini e donne che hanno dimostrato grande umiltà, proprio perché hanno saputo abdicare al loro ego
in vista di un fine altro, che è quello di camminamenti, quello di offrire al lettore, cioè in ogni verso, quella lente particolare attraverso cui poter guardare il mondo in maniera più autentica, in maniera rivelata, accompagnato di volta in volta non da uno ma da due traghettatori. In ogni numero di camminamenti, infatti, sono ospitati due autori per volta. Da una parte un poeta, un drammaturgo, dall'altra un altro sapere, che ho voluto non dovesse essere necessariamente quello di un critico letterario, ma di volta in volta di un etnomusicologo, di una giornalista, di una psicologa, di un musicista, di un'attrice, di un matematico, di un astrofisico. Proprio perché era importante per me che la poesia fosse di tutti, che tutti quanti, e non solo gli addetti ai lavori, si prendessero la responsabilità, ciascuno dal suo particolare punto di vista, di rileggere il mondo attraverso gli occhi di un poeta e che, partendo da quello sguardo e passando per la propria sensibilità, per il proprio sapere, offrissero al lettore intanto un'immagine rivelata, ma proprio la possibilità di riappropriarsi di uno strumento fondamentale di conoscenza del mondo, quale è la poesia. Partendo dal corpo. Perché il corpo? Perché il corpo è il primo medium di comunicazione fra noi e il mondo. La pelle è il primo confine non confine fra me e l'altro. È ciò che mi permette di entrare in relazione con l'altro. Circa 10 anni fa, a Bari, fui invitata ad un evento molto bello. Si chiamava 10x10. A 10 poeti fu chiesto di reinterpretare ciascuno il suo e 10 comandamenti, e i nostri componimenti sarebbero poi stati letti da 10 attori diversi. Intanto in quell'occasione ebbi la fortuna di avere per me la bellissima voce di Anna Garofalo, che ancora ringrazio, e scelsi di reinterpretare il primo comandamento. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me. Scelsi di farlo per quel senso del sacro che mi appartiene in maniera molto particolare, molto intima, molto pagana, e scelsi di portare con me una poesia del mio ultimo lavoro di allora, che era uscito pochi mesi prima per Lieto Colle, Pelle alla pelle, dimore di mare e solo sensi. Scelsi cioè di portare con me una poesia erotica, non solo perché parte della mia cifra distintiva, ma proprio per quell'urgenza di proporre al pubblico un'altra chiave di lettura possibile che passasse dalla pelle. Alla fine di ogni performance i poeti vennero intervistati da uno speaker che, per Radio Popolare, seguiva l'evento in diretta, e quando toccò a me mi fu chiesto, in maniera molto stupita, ricordo, come mai avessi osato tanto, avessi osato cioè proporre la pelle in luogo di quel Dio che nel primo comandamento mi diceva: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me. E io risposi allora che era perché la pelle è il solo metro che abbiamo per rispondere all'esigenza di Dio. Ci credo ancora, ci credo fermamente, credo che la pelle sia il solo metro che abbiamo per rispondere ad ogni nostra esigenza tutta umana, all'esigenza di conoscenza del mondo, all'esigenza di conoscenza dell'altro e dunque di noi stessi. Camminamenti, dunque, sceglie di raccontare il corpo in ogni numero in una delle sue molteplici sfaccettature, a partire dal corpo che si rivela e che lo fa da un angolo particolare di mondo, quale il mondo arabo. Volendo restituire al lettore, dunque, un'immagine più autentica di quello che fosse il corpo nel mondo arabo, non potevo che affidarmi, per quello che è stato il vero e proprio battesimo di questa nostra collana, il nostro primo numero, a due testimoni d'eccezione, Jumana Haddad e Nabil Salamè. Intanto perché era fondamentale per me partire dagli occhi di una donna, e proprio per venire incontro a questa mia esigenza non potevo che affidarmi alle poesie meravigliose della più nota, della più autorevole, della più riconoscibile delle poetesse del mondo arabo, Jumana Haddad. Una poetessa, una scrittrice, una giornalista, un'attivista per i diritti umani, una donna di un'altissima levatura morale che ho potuto conoscere e stimare di persona, che ha accolto il nostro invito con grande entusiasmo e ci ha regalato poesie scelte fra le sue, che vengono pubblicate per la prima volta in Italia anche in arabo, piccolo vanto della nostra piccola collana, poesie dunque di un erotismo tangibile, materico, graffiante, pulsante, di un erotismo che sicuramente ancora oggi molti occidentali stenterebbero a riferire ad una donna araba. Eppure Jumana è tutto questo, i suoi versi sono tutto questo, non solo per se stessa, ma per tutte quelle donne che in lei si riconoscono, e in un percorso di consapevolezza che parte dal corpo. Donne che non sono solo ribelli,
perché contestano uno stato di cose che le opprime. L'immagine che viene fuori da queste poesie meravigliose è l'immagine di una donna consapevole, consapevole di sé, consapevole del proprio corpo, dei propri sensi, del proprio desiderio. Ed è proprio questo che fa la differenza, ed è proprio questo che volevamo che passasse, un'immagine più autentica della donna nel mondo arabo, molto diversa da quella propinataci ogni giorno dai media. Un corpo che dunque si rivela, nel nostro primo numero, anche attraverso le meravigliose pagine del saggio di Nabil Salamè. Cantautore, musicista, voce e autore di Radio Dervish, un giornalista, un traduttore, un docente di etnomusicologia, che sceglie di regalarci uno spaccato in forma di racconto di un mondo arabo inquadrato in un periodo molto particolare della sua storia, fra il VII e l'VIII secolo, poco prima e all'avvento della nuova religione, scegliendo così di rivelarcelo in tutte le sue contraddizioni, in tutte le sue ombre, innegabili sicuramente, ma anche in tutta la sua luce, in tutta la sua generosità, in tutta la sua ricchezza, attraverso le vicende vere o presunte della nostra protagonista, della nostra Naima, ancora una volta una donna, ancora una volta una poetessa e una suonatrice di oud, di questo meraviglioso strumento principe della musica araba, che intreccia i propri passi alle vicende di personaggi realmente esistiti, perfettamente collocati nel loro contesto e nel loro momento storico da uno studio che è stato appassionato e meticoloso di Nabil e che ci accompagna alle origini della musica araba, a conoscere le modalità del maqam, a conoscere le origini della poesia mistica ed erotica araba, della danza orientale, offrendoci un quadro molto più luminoso, molto più sfaccettato di un mondo arabo che noi non conosciamo per quello che è nella sua autenticità, per quel corpo che volevamo si rivelasse. Il saggio è accompagnato da un nutrito apparato di note che permetterà al lettore di approfondire i vari argomenti trattati. Era importante questo per noi, era importante suggerire al lettore di prendersi la responsabilità di partire in un camminamento personale alla scoperta delle narrazioni più autentiche, che questa volta passano ancora una volta per gli occhi di una donna. Di una donna forte, determinata, coraggiosa. Di una donna molto lontana dalle immagini preconcette che ci vengono consegnate da un'informazione parziale. E allora sta a noi ricucire lo strappo, riappropriarci di quell'altra parte che ci viene sottratta, cercare la voce dei testimoni, proprio per poterci riappropriare della verità. Noi non vi raccontiamo come finisce la storia di Naima, perché speriamo di aver incuriosito il lettore. Vi diciamo però che questo è il nostro primo piccolo gioiello. Al Makam, la storia di Naima o del corpo che si rivela, poesie scelte di Juman Haddad e un saggio di Nabil Salamè. Il nostro secondo numero verterà invece sul corpo che si sottrae, attraverso le poesie di Yonida Prifty, un'altra meravigliosa poetessa contemporanea, questa volta albanese, che ci regalerà ancora una volta un contributo in lingua e poi tradotto da Dafina Prifty. Yonida dunque, poetessa, performer, traduttrice, e sarà accompagnata nel nostro primo numero da un contributo di Donatella Della Ratta, una sociologa, una giornalista, una scrittrice, un'esperta di media digitali, soprattutto del mondo arabo, che ci consegneranno un racconto più autentico di quello che è il corpo che si sottrae, in stazione degli occhi o del corpo che si sottrae, che sarà il nostro secondo camminamento in cui speriamo vogliate seguirci. Noi vi lasciamo intanto alla visione di quello che è stato il nostro primo spettacolo di presentazione il 22 giugno a Melpignano, in La storia di Naima Reading, con i testi e le voci di Juman Haddad e Nabil Salamè, con la mia partecipazione e con le musiche a cura di Nabil Salamè. Perché era importante per noi corredare questa collana, che è una collana di libri, con un momento dal vivo che potesse permettere al pubblico di incontrare gli autori, di mettere in atto quello che è il vero e proprio banchetto totemico di cui parlavo all'inizio, questo accadere della poesia che necessita degli occhi, dell'ascolto, della presenza del corpo, tanto degli autori quanto del pubblico.
Grazie Enzo Campi, come sempre, grazie a Bologna in Lettere.